E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con una nuova arma del raid. Sto parlando del pompa del raid livello di minaccia. Pompa che è stata un po' una novità in questo gioco perché diciamo che è stata l'unica soluzione alternativa al pompa del protocollo per quanto riguarda il PvE. Oggi andremo a vederlo in PvP, però comunque ne parliamo meglio dopo. Ma adesso andiamo subito a vedere i perchi di quest'arma. Innanzitutto abbiamo un telaio rapido, quindi quest'arma spara in modalità automatica con una riserva di munizioni più capiente. Si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto. Due tipi di canna: canna liscia, una canna liscia appunto per fucile a pompa che aumenta naturalmente la gittata ma anche l'ampiezza del cano di fuoco. Calibro invece ristretto, che è una canna a doppio rinforzo che aumenta la gittata e la stabilità. Ho preferito mettere canna liscia perché aumenta di un pochino di più la gittata, anche magari a dispetto dell'ampiezza del cono di fuoco, che comunque diciamo non cambia chissà quanto, alla fine questo equilibrio rimane. Due tipi di caricatore: caricatore tattico, quindi quest'arma presenta svariati potenziamenti tattici, tra cui aumenta leggermente stabilità e velocità di ricarica e caricatore, e caricatore leggero, gittata e ricarica migliorate, aumenta quindi la velocità di ricarica e leggermente la gittata. Piuttosto che aumentare un attimo la stabilità e un colpo del caricatore, due colpi quanto è un colpo del caricatore, ho preferito puntare sulla gittata. Perk peculiari, devo dire, non molto utili per quanto riguarda il PvE, ma per il PvP non male, ovvero il bersaglio mobile aumenta la velocità di movimento, la posizione del bersaglio mentre ti trovi guardando il mirino, e Genesi, infrangere gli scudi nemici con quest'arma ricarica il suo caricatore con le munizioni di riserva. Le armi energetiche rigenerano munizioni sul colpo quando tipo di danno combacia con quello dello scudo nemico. Sinceramente non so se valga anche per il PvP, quindi per lo scudo che abbiamo noi guardiani. Però insomma, al massimo è un perk in meno. Certo, non è proprio il miglior roll che avessi potuto trovare. Comunque ecco, andiamo subito a vederlo in partita che inizia ora. Ok, allora, altare ardente. Prima di iniziare, come per il video di ieri, premetto che io non sono uno che utilizza i pompa in generale, quindi non sono il miglior esperto per questo tipo di armi. Quindi vediamo, cercherò di fare il mio meglio, ma non vi assicuro niente. Ok, allora, è comunque un pompa automatico, quindi per la maggior parte dei casi ci servono due colpi per uccidere. Tranne appunto se il nemico è praticamente one shot, oppure se siamo molto molto vicini. Ok, allora, in realtà mi piace come arma, non è malissimo perché essenzialmente ha una buona maneggevolezza, quindi si muove abbastanza velocemente, cosa che in un pompa è molto importante perché è diciamo l'unica pack che ci può essere, oltre appunto alla gittata, ma che qua possiamo compensare sparando due colpi. Ok, vedete che la maggior parte delle volte bisogna tirare due colpi. Vorrei cercare di farvi vedere anche dalle corte, ma proprio cortissimissime distanze, in cui riesce anche a shottare in un colpo solo. Però è comunque molto molto difficile perché bisogna essere vicinissimi. Cerco di fare con questo tipo. Ok, esatto. Da molto vicini riesce a shottare anche in un colpo solo. Comunque, come vi ho già detto, io non sono uno che utilizza i pompa, però con questo mi ci trovo veramente molto bene. Aia. E penso che sia maggiormente per questa sua caratteristica di alta maneggevolezza, che non so se sia data dal bersaglio mobile o semplicemente dal pompa in sé. Purtroppo l'unico limite potrebbe essere, essendo che è un pompa automatico e quindi necessita di due colpi per uccidere, appunto quello del caricatore. Cioè non del caricatore, ma dei colpi che ci vengono dati. Perché avendo due colpi è difficile magari riuscire a fare una doppia, a meno che non abbiamo colpi raccolti da qualche altra parte. Aiuto. Per esempio io adesso ho un colpo solo, quindi mi viene un po' difficile riuscire a fare una kill. Ok, a meno che non siamo a queste distanze, fuggi tantissimo. In ogni caso si riesce a compensare anche magari con un corpo a corpo eventualmente, se non riusciamo a uccidere subito, quindi un colpo è anche recuperabile. Devo dire che sinceramente lo preferisco anche a pompa, come per esempio l'ambizione del plagiamento e il depressione arida, ma in realtà come preferisco tutti i pompa automatici, perché
porca miseria, qui c'è una distorsione. Ciaone. Ok, invece no. Perché in realtà è più comodo, secondo me, magari se failiamo un colpo, oppure non mettiamo subito comunque a segno, possiamo comunque risparmiare subito dopo, mentre con un pompa a bassa cadenza questa cosa non riusciamo a farla. Caso appunto la cadenza bassa. Non si usa il colonia, cattivo. Ok, vedete che prendendoci un attimo la mano si riescono a fare delle belle cose. Le munizioni in realtà finiscono anche abbastanza difficilmente, soprattutto se le rubiamo tutti quanti. In realtà questa cosa dei due colpi, quindi che servono due colpi per uccidere, potete riuscire a compensarla. Magari se riuscite ad avvicinarvi un attimino di più, ma proprio quel poco di più. No, questo non è morto. Dicevo, quel poco di più che vi permette di salvarvi e di shottare subito. Non perdete in realtà nemmeno tantissimo tempo. Beh, poi failato. Sì, quanti colpi ho failato. Ok, abbiamo vinto. Tralasciando quest'ultima azione in cui ho fatto veramente pena, andiamo subito alla seconda partita e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, iniziamo subito con la prima kill di pompa così. È quasi una droga, ragazzi. Una volta che inizi. Comunque, come dicevo a inizio video, ragazzi, non sono uno che gioca molto con i pompa, quindi non ho nemmeno tanti termini di paragone. Quello che posso dirvi è comunque, per esempio, la differenza con un fiabare raccontata, che in realtà ho usato molto poco, con l'ambizione del pagamento, oppure con il fatica di tribolazione. Appunto, l'unica differenza che vedo è che quelli erano pompa a bassa cadenza, pompa molto buoni, ma comunque pompa a bassa cadenza. Dicevo, essendo comunque dei pompa a bassa cadenza, hanno questa piccola differenza che a me fa molto piacere, nel senso che un pompa ad alta cadenza, ci permette comunque di riuscire a rimediare se sbagliamo un colpo. E pur magari utilizzando più colpi per uccidere, è una cosa che a me fa piacere. Ok, niente, non ho avuto di loro colpi. È una cosa, dicevo, che a me fa piacere, perché anche se utilizziamo un attimino più di colpi, possiamo rimediare eventualmente se sbagliamo. Qui sto morendo tantissimo. Ok, grazie tizio. Doppietta come? Ti prego, dimmi come ho fatto questa doppietta. Ma cosa? Ma dove? Ma dove l'hai vista, Shax? Smetti di drogarti. Quindi appunto, in generale preferisco dei pompa bassa ad alta cadenza. Magari mi confonderò tantissimo. Ad alta cadenza, dicevo. Più che altro l'ho trovato questo migliore rispetto a un Ikelos o a un, in realtà, un qualunque altra pompa ad alta cadenza che io abbia provato, perché non ne ho provati molti. Però questo in generale mi sembra migliore. Volevo soffermarmi anche un attimo sulla questione PvE, perché questo è un pompa che comunque, essendo ad alta cadenza, essendo automatico, prevale nel PvE. Infatti quest'arma possiamo anche dropparla con canna forata, che è il pompa, il perk quello esclusivo del pompa del protocollo. Era il perk esclusivo del pompa del protocollo. Porca miseria, quanta gente. Quindi comunque un segno che ci fa capire che è stato ideato anche l'arma per il PvE. Purtroppo io non l'ho droppato con un roll che sia particolarmente utile né in PvP né in PvE, quindi diciamo che l'utilizzo rimane abbastanza neutro. Però probabilmente con canna forata questa sarebbe una buona alternativa cinetica al pompa del protocollo. Con l'unica differenza magari che questo, avendo un caricatore da 7 colpi, potrebbe essere più fastidioso, diciamo, da ricaricare, ma che comunque in una fase di danno come quella di Morgoth, per esempio, con una fazione si risolverebbe. Non so quale sia la capienza massima dei colpi, se sia maggiore o minore. Ok, che avrei anche potuto finire col corpo a corpo, ma va bene. Quindi in generale direi che questa è un'arma che io vedrei molto di più in una situazione da PvE. Tuttavia mi ci trovo abbastanza bene anche in PvP. Come ho già detto, non sono uno che utilizza i pompa, quindi
potrei essere un caso particolare io, non vi so dire. Quindi comunque in generale è un'arma che mi piace abbastanza e non saprei dirvi appunto se sia un caso particolare il mio, che appunto da un punto di vista di qualcuno che non utilizza pompa praticamente, oppure se l'arma sia effettivamente buona. Io comunque vi consiglio di provarla, o appunto se riuscite a dropparla, vi consiglio di provarla perché veramente è molto particolare, a me piace molto. Ok ragazzi, quindi questa era l'arma, il livello di minaccia pompa, che si può droppare, vi ricordo, dal raid. E come vi ho detto è un'arma, non saprei dirvi se è particolare o meno, perché comunque è un pompa automatico, quindi non il miglior archetipo di pompa che si potrebbe utilizzare in crogiolo, più magari incentrato sul PvE se lo droppate con particolari perk, però un'ottima alternativa anche a un qualsiasi altro pompa per quanto riguarda il PvP. Quindi come al solito io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.